Sposata? Niente marito e niente figli. Sola? Per il momento. Se si stabilisce qui senza un uomo non durerà a lungo. Se viene qui da sola, resterà da sola. Sono pochi i giovani quassù e non corrono certo dietro le ragazze che si alzano alle 5 per andare a mungere le capre. Lei può pensare quello che vuole, ma io non sono una ragazzina che si butta nell'agricoltura per un colpo di testa. Cerco una fattoria dove vivere il più a lungo possibile come voglio io, con o senza un uomo. Se ci mettiamo d'accordo, voglio che sia ben chiaro. Conto di restare in questa casa ancora un anno e mezzo. Beh, deve convenire che non poter abitare nella fattoria per la signorina è una bella scomodità. Oh, beh, sì, lei ha ragione, ma dove vuole che vada? Dovrei entrare in possesso di una casa di famiglia vicino a Grenoble, solo che è occupata ancora per un anno e qualcosa da mio nipote. O insomma, mica posso buttarlo in mezzo a una strada, no? Non è un problema, troverò una soluzione. Allora, riassumendo, signor Rocha, lei propone la vendita dell'insieme dei fabbricati della fattoria, compresi gli animali e tutto il materiale agricolo, per 70.000 euro, con locazione degli alpeggi e del frutteto. In più, chiede di poter restare nella sua casa per altri 18 mesi. D'accordo su questi punti? Ci sono un pero e un ciliegio nel frutteto, voglio tenermi il suo frutto. E ci sono 8 conigli che voglio continuare ad allevare per conto mio. Sì, ma insomma, non credo. Ci tengo. Se mi trasferisco qui, mi aiuterà? Oh, beh, sa, non credo che le sarei di grande aiuto. Lei ha il suo bel diploma di studi professionali in agraria. Io non ho nessun diploma d'agricoltore e poi, se vendo, è per riposarmi. Bene, ho bisogno di riflettere.